Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. Condivido con voi anche la gioia di celebrare la prima festa di San Gaetano Catanozzo nella Chiesa Famiglia di Cana. Noi proprio tra un mese esatto, sabato 20 ottobre, nella messa solenne, ogni anno è solennità nella celebrazione della dedicazione della Chiesa, ecco, ricordiamo l'evento così importante della dedicazione e benedizione di questo sacro tempo. Bene, ci apprestiamo al Signore e chiediamo al Segretario che accompagni anche noi a convertire la nostra vita, una lezione piena e totale al Signore, e lo facciamo in mezzo di Yeah.
Ci ha dato il sacramento della sua misericordia. Guardando la croce vediamo il memoriale dell'amore di Cristo per la Chiesa, sua sposa. Salutando la croce facciamo memoria di Cristo che mediante il suo sangue ha abbattuto il muro di divisione e di tutte le genti ha fatto l'unico popolo di Dio. Adorando la croce prendiamo coscienza di proclamarci e di essere discepoli di Cristo, per seguirne gelosamente le orme cariche della nostra croce quotidiana. Impegniamoci dunque con tutta l'anima a partecipare a questa celebrazione, perché il mistero della croce riveli a noi la luce, la sua luce radiosa, e ci comunichi la sua forza redentrice. Prima di benedire la croce, sapete, io comprendo che ognuno di noi abbiamo fatto diversamente tante cose che guardiamo, vediamo. La Chiesa l'avremmo fatta in un modo, la croce in un altro. Però l'importante è lasciarci guidare il cuore dallo Spirito, e lì a noi l'importante è che rinnovi e ci riporti alla memoria che anche questa croce, che è molto simile a quella che ha avuto Gesù Cristo, che Gesù ha avuto due, non putrelle di ferro, ma se si può dire, ma legnami perdonino, due putrelle di legno. Non è che Gesù è andato su una croce fatta di oro, di brillanti e diamanti. Gesù è morto povero e nudo sulla croce. Ecco, noi vincendo questa croce, al di là dei giudizi personali che vanno bene, però ricordiamoci che adesso questa Chiesa è consacrata a Dio, custodisce Lui vivo, presente nel tabernacolo, e questa croce riecheggia il segno della nostra salvezza. Impariamo di nuovo, rimpariamo e insegniamo ai nostri bambini, quando passiamo fuori dalla croce, a farci il segno dei cristiani, appunto il segno della croce. Preghiamo. Padre di misericordia, il tuo figlio prima di passare da questo mondo a te, appeso al legno della croce, nel suo sangue ha riconciliato l'umana famiglia. Volgi lo sguardo ai tuoi fedeli che hanno eretto questo segno di salvezza. Fa che ne attingano la forza per portare ogni giorno la loro croce, e camminando sulle vie del Vangelo raggiungiamo felicemente la meta eterna. Per Cristo nostro Signore. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di essa e essa protegga ognuno di noi. Thank you.
nazionale. Evviva San Gaetano!